parliamo un po' di Napoli. Allora, sono bello carico che ho appena finito l'allenamento, stiamo venendo fuori bene. Non ho bisogno della cravattina, della giacchetta, non ho bisogno della scrivania di dietro, non ho bisogno, l'Ambenedetto non c'ha bisogno della scrivania con i libri di dietro per darsi l'aria da saputo. Parliamo di Napoli, perché Napoli sto vedendo ultimamente, che è finita di nuovo nel mirino. Basta buttare fango su Napoli, mi avete rotto il cazzo. Penso di aver lasciato questo messaggio, penso di essere stato chiaro, giusto? Ok? Basta gettare fango su Napoli. Allora, iniziamo, perché a me mi pare che ultimamente si parli troppo di Napoli per forse, magari, non parlare di altre cose che succedono al Nord Italia. Possiamo iniziare? Iniziamo? Possiamo iniziare? Parliamo un po' delle terre dei fuochi che ci sono al Nord Italia e in Lombardia. Ho dato spazio a questa cosa. Drin drin, drin drin, parliamo di questa cosa. Drin drin, di tutte le varie discariche che sono state bruciate casualmente. Drin drin, parliamo un po' della sanità, degli scandali che ci sono stati, negli ultimi 25 anni in Lombardia. Scandali fatti con arresti, tangenti, mazzette, magna magna, ruberie e compagnia bagnaria. Drin drin, drin drin, parliamo di questo, drin drin. Ok, parliamo sempre riguardante la Lombardia, parliamo sempre non solo della sanità, ma legato sempre alla Lombardia, sempre riguardanti poi tutto il resto riguardanti a magna magna, tangenti, ruberie, compagnia varia, drin drin. Poi parliamo come mai a Bergamo e Brescia è successo quello che è successo? Andiamo ad indagare. Come mai proprio lì c'è stato questo momento? Drin drin, drin drin. Ok? Poi, parlando sempre della Lombardia, perché non fate un bel servizio sulle aree periferiche di Milano? Drin drin, non è che mi pare che sia tutto bell'oro, mi pare che in questi anni ho fatto vedere situazioni di discariche abusive, di inciviltà, che sono anche superiori a Napoli. Poi chissà come mai, drin drin, quando è passato l'Ambenedetto, hanno poi sistemato, ok? Non è che mi pare che tutto questo qui di cambiare angolatura, di non parlare di certe cose, sia magari per distogliere, drin drin, l'attenzione è riferita a qualche situazione che comunque c'è qui in Nord Italia? Drin drin, io mi sono rotto il cazzo, perché ragazzi, siamo in una situazione, in Lombardia è successo quello che è successo. Drin drin! Andiamo a vedere quello che è successo nella sanità lombarda negli ultimi 20 anni, gli arresti, le magnerie e compagnia varia. Perché non lo fate? Drin drin! Perché non lo fate? Drin drin! Perché non fate gli special, i servizi, le inchieste su tutto il magna magna che c'è stato nella mia regione? E io sono lombardo, I come from Bergen, e sono incazzato nero molto di più dei napoletani. Io sono molto più incazzato dei napoletani. Perché non parlate di tutto quello che c'è qui? Drin drin! Come mai la Lecco Bergamo sono anni che sono dietro a farla? Drin drin! Come mai il traforo che ci deve passare sotto praticamente dopo Lecco è fermo da anni? Dove sono finiti tutti? Dove sono finiti tutti i soldi? Nord Italia, drin drin! Parliamo un po' del Mose, drin drin! Perché non parlate del Mose e invece parlate di Napoli? Drin drin! Perché non parlate del Mose? Perché non parlate del Mose? Drin drin! Come mai a Milano, il Nord, quando tu devi passare praticamente dove c'è a Cormano, sono indietro anni per allargare una corsia? Come mai lì non indaga nessuno? Drin drin, drin drin, drin drin. Forse perché siamo al Nord Italia, forse perché dobbiamo far passare che al Nord Italia va tutto bene. Vi porto in giro io, drin drin, della provincia di Milano, vi faccio vedere io centinaia di discariche abusive, di pattume, di cose che non funzionano, ok? Mi sono rotto i coglioni di sentire parlare di Napoli, che tra parentesi in questa situazione sono quelli che poi si sono comportati meglio.
Poi, se c'è da buttare merda su Napoli, di far vedere le cose che non vanno, ci sono io che me le faccio vedere. Io non ho problemi, capito? Come ho fatto vedere tantissime situazioni che andavano bene, ho fatto vedere anche situazioni che non vanno male. A Napoli c'è un grande problema. C'è pieno di gente che è indegna di abitare in quella città lì, che non ha rispetto di quella città lì. Si dovrebbero vergognare molte persone che vivono lì così. Però abbiamo tutta una fascia di persone fatte per bene. Ah, per me a Napoli ci vorrebbe questo ci vorrebbe a Napoli, lui ci vorrebbe a Napoli, ok? Lui ci vorrebbe, non solo a Napoli. Però quando io sono andato a Napoli ho fatto vedere a Scampia il parco corto maltese, Dream Dream che è stato sistemato dai volontari, la nuova università che fanno. Poi chissà come mai quando sono andato a farlo vedere io il parco lì, che non se li cagava nessuno, quei cazzo di volontari che sistemavano, l'hanno fatto poi vedere al telegiornale. Tutte le volte che la gente va a Napoli parte con servizi facendo vedere sempre i quartieri più di merda che ci sono, sempre il degrado, sempre lo spaccio, mai che fanno vedere le cose positive. Io ho fatto vedere tutto, ho fatto vedere la nuova stazione di Scampia, la bellissime stazioni che comunque ci sono, e tutte le varie situazioni belle di roba. Il centro è stato per esempio rifatto, ci sono tante cose negative, se vai fuori c'è un mare di gente in civile, parliamo all'asse mediano che c'è, ma dream, queste cose le trovi paritetiche, forse peggio in provincia di Milano, ma a provincia di Milano non fate mai vedere niente. Come mai? Io mi sono rotto le scatole, ve lo dico chiaro, mi sono veramente rotto le scatole, perché io, a differenza di certi, devo essere obbligato a stare in casa, ma io mi state facendo incazzare, mi state veramente facendo incazzare, perché io vado in giro io per la Lombardia a farvi vedere tutto il pattume, il degrado, le situazioni che ci sono, e ve le ho fatte vedere da una vita, non c'è bisogno di andare a Napoli per vedere certe situazioni di degrado, basta che uscite in Lombardia, ce ne sono quante cazzo ne volete di situazioni, hai capito? Io sono lombardo, drin, e sono molto incazzato, perché io vorrei vedere che si parli della Lombardia, di tutto lo schifo che è successo, non a parlare di Napoli, e sciacquatevi la bocca quando parlate di Napoli, che mi avete rotto il cazzo tutti.